Buonasera amici carissimi di Dopocena, un'altra puntata estremamente interessante nella quale parleremo di una passione, di un amore che hanno tanti verso una forma, se vogliamo, anche una forma di cultura, perché no? Parliamo dell'enigmistica e lo facciamo con un ospite graditissimo che voi già conoscete, che ci sviscererà a piene mani e ci introdurrà e ci svelerà qualche segreto nel mondo dell'enigmistica. È Leone Pantaleoni, buonasera, benvenuto, Buonasera. anzi ben ritornato negli studi di Ben Dopocena. ritrovati. Ben ritrovati, grazie. Leone Pantaleoni, qualcuno se lo ricorderà, è una puntata nella quale abbiamo parlato della sindone e ci ha svelato alcuni arcani di questo telo, perché Leone Pantaleoni, oltre a essere un esperto di enigmistica, è un sindonologo, ricordo bene? Ricordo bene, fu una puntata bellissima quella con te, che dove ci parlasti appunto della sindone. Però, un'altra tua grande passione, per la quale sei un grande esperto, e poi insomma la tua storia la capiremo, è l'enigmistica. 40 anni, perché dovete sapere che Leone è un collaboratore di una rivista amatissima, se non facciamo pubblicità perché è una rivista conosciutissima, quella che vanta il più alto numero di tentativi di imitazione. Ci siamo capiti qual è la settimana enigmistica, quindi insomma sei uno dei suoi collaboratori. Come inizia la tua passione? Da dove ti parte questa voglia di cimentarti con questo? Sì, guarda, la mia passione è una cosa un po' strana, cioè innanzitutto parte da mio padre, che era un cultore della settimana enigmistica ed era una persona, lo devo dire in maniera molto serena, di un'intelligenza superiore alla media. E, però io non amavo da piccolo questi giochi della mente, eccetera, scacchi. Era più mio fratello, che è più giovane di me di 6 anni. E invece col tempo poi mi sono appassionato, ho cominciato a collaborare nell'inizio degli anni 70, la cosa è andata avanti, ho conosciuto un grandissimo personaggio della settimana enigmistica, scomparso nel 2001, Giancarlo Brighenti, che poi mi ha fatto da maestro, da amico, insomma è stata la mia guida, la mia guida. Quindi dal 72 che Da, collabori con sì, la dagli, settimana. dai primi anni Dai primi 70 anni. che ho cominciato a mandare il primo rebus. Ecco, perché diciamo la tua è più che insomma, le parole crociate, il rebus, il tuo Sì, pane, ecco, bravo, diciamo. sì, la mia specializzazione è il Zazione, rebus, ecco. anche se poi dopo non mi sono limitato al rebus, ho fatto anche crittografie, ho fatto anche anagrammi e altri giochi diversi, anche fino al sudoku. Allora, siccome è una passione quella per l'enigmistica, è un modo di tenere allenata la mente, perché insomma ci vuole memoria, ci vuole anche cultura per affrontare in maniera adeguata tutti i trabocchetti dei rebus. Prima di andare in onda me ne ha spiegati due o tre, non ci ho capito assolutamente niente, ma lo scopo con Leone questa sera è quello così, di farci addentrare un po' in questo mondo. Quindi parleremo di questo aspetto. Facciamo anche delle distinzioni, Leone, perché tu, insomma, bisogna capire anche nelle parole il significato, qual è. Quindi diamo anche una definizione di enigmistica. Sì, hai ragione, ecco, senza essere troppo cattedratici. Enigmistica, bisogna spiegarlo in poche parole. Il termine etimologicamente viene dal greco, questo non sorprende, e viene da un sostantivo, enigma, che è legato a un verbo, enitomai, che in sostanza vuol dire parlare in maniera nascosta. Ecco. Quindi la premessa che giustifichi il termine enigmistica, cioè imprescindibile, è che lo si faccia, si parli, si comunichi in maniera nascosta, mascherata. Se non c'è questo mascheramento, non siamo nel campo dell'enigmistica. E quindi insomma qui poi entrano in gioco tante definizioni, però Sì, bisogna anche la questa, sì. ludolinguistica che mi citavi prima, Ecco, va sì, distinta è bravo. dall'enigmistica. C'è un campo di intersezione fra ludolinguistica, gioco di parole, ed enigmistica, dove non si sa dove cominci l'una e finisca l'una e cominci l'altra. Però sono distinte. La ludolinguistica non deve parlare in maniera nascosta. Ecco.
apertis verbis, parla apertamente. Ok, invece l'enigmistica... No, l'enigmistica no. Deve... Però insomma sono sfumati i loro, i sì, loro, i loro contorni. C'è una zona di intersezione, quella zona sì, non è più chiaro. Allora, con Leone insomma, faremo qualche, insomma, qualche esempio di enigmistica, sì, grazie ad alcuni... ad alcune insomma, diapo che lui ci ha portato e vedremo se voi da casa potete anche allenarvi, perché facciamo passare qualche secondo per darvi la soluzione e poi vedete, no? Magari se insomma, sì, siete allenati. Allora partiamo subito da quello che è l'ABC. Sì, questa la soluzione c'è già con l'esposto, perché vuol solo dire che questo è un modo di ragionare enigmistico. Ecco. Io vedo una A. Okay. In un foglio bianco vedo una A. Per l'enigmista potrebbe essere l'asola, perché è una A sola. Ecco. E si noterà che tra asola e sola non c'è nessun legame etimologico. Oppure I, vedo solo una I, soltanto una I. I sola, per cui isola, che poi sono anche tra sola e isola, non c'è nessun legame etimologico. Questo è un modo di ragionare. Ecco, adesso il ragionamento può farsi un po' più complesso. Leggermente, aumentiamo di una lettera. Qui infatti non diamo subito la soluzione. Non la diamo. No, invece la diamo, cioè, perché c'è IS sopra, noi vedremo solo IS nell'esposto, e la soluzione è le ultime lettere di Jacopo Ortis, dalla famosa ecco, opera quindi... di Ortis, e perché infatti IS sono le ultime lettere di Jacopo Ortis. Ecco, perché per trovare la soluzione bisogna anche capire... come ragiona, certo, colui che formula il rebus, è giusto, quindi è importante anche quello. E ecco, questo per un esempio, chiedo scusa per il carattere fatto da me a mano, beh, vabbè, che lascia molto a desiderare. Questa è una frase, per esempio, perché abbiamo AL, una linea di frazione, RI al denominatore, una linea di frazione un'altra, e GO sotto RI, e poi la linea uguale che ci dice qual è appunto il punto di riferimento. Ecco, qui bisogna fare il perno su RI e dire RI si trova sotto AL e sopra GO, certo, come può vedersi. Quindi RI sotto AL su GO, RI sotto AL su GO. ecco la soluzione. Qui siamo di fronte alla crittografia, che è una scrittura nascosta. Nascosta, quindi nascosta. Insomma rientra... Per esempio, si può fare un esempio... Molto abbiamo semplice, come ausilio, sì, insomma, estemporaneo, una lavagnetta nella quale... Ecco, usiamola per questo, chiedo ancora scusa per le linee. Questa è una N, come può vedersi. Esatto. È una sola N, come prima era una sola I, è una sola A. Ma per un enigmista, se vogliamo un crittografo, potrebbe voler dire messa... sol n, qui è stata messa soltanto una n. Esatto. Messa sol n, da cui messa sol n. Ah, ecco. Si potrebbe anche, no, esagerare, cominciare a dire sta li n, perché lì ci sta una n. Esatto. Stalin. Ecco. Ma meglio ancora, si potrebbe anche dire la nona di Beethoven, perché se io scrivessi Beethoven, per esempio, sì, noterei che la n è l'ultima e nona nella serie delle lettere componenti la parola Beethoven. Che è anche la nona una sua opera. È che appunto la sua... Quindi questa è la crittografia, questa è l'enigmistica. E quindi insomma l'importante è cercare di ampliare un po' la mente. E questo è un po' il gioco, cioè la mente lavora e attraverso lo stimolo che gli viene dato dall'enigmista. Ecco, è bravissimo, bravissimo. Quindi si impara sia nozionisticamente sia a ragionare divertendosi, che è il massimo. Tu perché, adesso andiamo un po' fuori dal seminato, ci divertiamo anche così. Dopo spieghi questo, perché io ci ho messo un po' per capire che cos'era questo, perché prima Leone mi ha messo un po' alla prova. Tu che da 40 anni collabori e lavori con una rivista che è tra le più apprezzate, tra le più amate, perché c'è questa grande passione per questa forma di cultura, che, se vogliamo? Perché piace così tanto? Forse per questo, no? Perché noi, innanzitutto, c'è il desiderio di superare un ostacolo, di scoprire una cosa che non si vede subito. Quindi questo è un desiderio, voglio dire,
oserei dire, proprio connaturato con, esatto, con la natura umana, no? Come una caccia al tesoro che stimola. Che, e quindi io penso che quell'elemento lì giochi un ruolo fondamentale. Il voler risolvere, il voler, sì, mettersi un po' alla prova. Certo, lo scoprire ciò che è nascosto, ma è che poi viene scoperto. Perché tanti anni di successo e tanti appassionati vuol dire che, certo, sì, non è una cosa che va scemando. No, 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 anzi, no, 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 anzi cresce, cioè, ancora di più. Cresce. Vediamo questo. Ecco, vediamo questo, ancora chiedo scusa anche qui, ecco, per il segno, per il mio, esatto, disegno. Questa si risolve, è sempre una crittografia, e si risolve con questo ragionamento, cioè dicendo in una maniera insolita ma corretta, perché la correttezza è alla radice dell'enigmistica, quella di una certa qualità, si deve avere il massimo rispetto per il solutore. Se uno non è corretto, quel povero solutore è perduto, è naufraga. E questa è una crittografia, e bisogna dire che quelle sono... Che quelle sono dei semicerchi, ecco. Il disegno non invita, ecco. E non sono delle C, ecco, vedete la soluzione, ecco. Semicerchi, virgola, non C sono, cioè quelli sono semicerchi, non sono C, e per cui la frase semicerchi non ci sono, ecco. Avete risolto nel frattempo che Leone parlava, perché insomma il giochino è anche questo. Qui ce n'è un altro, cioè, vediamo se nel frattempo i nostri telespettatori lo risolvono dopo, quando vedremo la... Aiutiamoli dicendo che è un proverbio. Adesso è facile. Adesso, vabbè. E anche qui insomma siamo sempre nell'ambito della crittografia. Sì, qui aiuta un po' l'illustrazione, per la verità, si fa per dire. E qui siamo nel campo esatto della crittografia, e questo significa chi per un verso, chi per un altro, perché il secondo chi è scritto in, esatto, maniera speculare, ognuno ha la sua croce, perché il più è una croce. Quindi ecco, vicino a uno, vedete, segue e la questa croce. È la, ed la... ecco il proverbio, chi per un verso, chi per un altro, ognuno ha la sua croce. La sua croce. E mia moglie ha quella del marito enigmista. vabbè, dopo. Perché ti dicevo che la notte, ecco, quando mi viene in mente... Ecco, quando tu crei i tuoi lavori... Mi capita di notte, ho il block note sul comodino, accendo la luce e scrivo. E scrivi. E quella poi verrà... la luce. Grazie. Vabbè, ragazzi. Anche qui siamo sempre... Nel campo della crittografia. Però questo è un altro tipo di crittografia. Perché ci sono le... Si chiama nel gergo sinonimica, ma... Ah. Perché gioca sui doppi sensi, che appunto, ecco, il doppio senso che... Uno crede di aver trovato il senso apparente, invece appunto quello è solo apparente, quello che vede, e deve giungere a quello giusto, che non è apparente, ma nascosto. Enigma. Lavora Dago fino a mezzanotte per sistemare le mutande rotte. Si pensa a una mamma, una massaia, alla nonna che ricuce e lavora, no? Invece la soluzione di questo gioco è la bussola. La bussola. Perché? Lavora Dago, la bussola, sappiamo, già non Dago magnetico. Fino a mezzanotte, perché indica il nord, che coincide nel quadrante dell'orologio con la mezzanotte. Con la mezzanotte. Per sistemare le mutande rotte, cioè per mettere a posto le rotte che sono mutevoli, cioè i tragitti delle varie, ecco, navi, ecco, sono diversi, una nave va qua, una va là. Quindi le mutande rotte sono le mutevoli rotte. E, questo cioè, è una... mutevoli... e quindi ecco... L'inganno. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, perché Leone, insomma, essendo un esperto in materia, fa anche opere di divulgazione e porta nelle scuole questo, sì, divertente modo di tenersi, sì, sì, in allenamento. E tu che hai a che fare con le giovani leve, insomma, susciti grande interesse. Quindi non è una cosa che è relegata, che viene facile pensare, ha una fascia d'età, diciamo, medio-alta, sì, no? Sì. Esatto. Ringrazio per la frenata. Ho fatto una frenata in corsa. Invece anche i ragazzi ti stimolano. Ma ti... sono entusiasti della materia, sì, sì, lo dico a prescindere da chi è, chi sta in cattedra, per carità. Sì, 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 sono entusiasti, è una cosa incredibile. Per esempio, uso anche così, no? Invece di dire ciao, cioè invece di usare a e io uso a pai pie pe o pou pu. Per cui ciao diventa cipiapaupo.
Ma quando mi rivedono dopo un anno, ci pia paopo appena mi vedono. Quindi si ricordano. Sì, ancora. Perché poi io mi chiamo Leone Pantaleoni, ma le peupone Peppa Pantapa le peupone. Gioca... E tutti vogliono sapere. Aspetta un attimo, ripetiamo questa cosa. No, perché. No, cioè, facendo sempre quel gioco di sostituire ecco. Ada e io a pai peppio pum pu. Leone diventa le peupone e Pantaleoni diventa Peppa Pantapa le peupone. Tutti a chiedermi, a darmi il loro cognome per dire come si dice il mio, Dopo mi van via 10 minuti. Dopo mi dice come si dice il mio, così. Beh, Lipino poi facile. Ecco, poi Lipino. Papà le pestra, facilissimo. Perché la difficoltà è quando incontri lo iato. Gaia, per esempio, Gapaipiapa. Lì c'è la difficoltà, te invece non c'è nessuno. Non hai nessuno iato. Lì, no, perfetto. Più chiaro di così, insomma. Balestra. Balestra. Allora, quotidiano di gran formato, altra crittografia detta sinonimica, l'esposto è quotidiano di gran formato, qui c'è anche l'illustrazione. Quando io dico quotidiano di gran formato, induco a pensare, certo, per esempio, al Corriere della Sera, cioè a un quotidiano che non sia formato tabloid, no? Esatto. A qualsiasi altro, voglio dire, qui ne ho preso uno che perché è conosciuto. Invece vediamo la soluzione, invece, scopriamo se qualcuno l'ha indovinata. La soluzione è il pane. Il pane. Perché? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, recita giusto la preghiera. Quindi il pane quotidiano. Gran è non la contrazione di grande, ecco, ma di grano, cioè formato ecco, dal grano. Quindi una cosa quotidiana formata dal grano è il pane. Di gran formato, formato dal grano, il pane. Ed ecco, questa è un'altra. Questa è la soluzione. E vedi, c'era l'inganno. L'inganno, sì. E c'è sempre l'inganno. L'inganno. Anche no, qui. Questo è un rebus. Qui siamo. Andiamo, insomma, più nella tua materia. Perché dovete sapere che, insomma, Leone si è distinto, insomma, è un enigmista di fama nazionale e di fama anche internazionale, perché hai avuto pubblicazioni anche su famosissimo Zanichelli, che tutti quanti conoscono, ha anche pubblicato all'estero, quindi insomma annoveri nel tuo palmarès notevoli premi e notevoli riconoscimenti. Quindi insomma. Sì, qualche medaglia quella. Qualche medaglia, eh? Qualche medaglia. 9, le ho contate. No, le hai contate, insomma. E quindi, insomma, il rebus è la tua materia. Sì. Iniziamo da uno facile facile. Sì. Bisognerà dire molto brevemente, per chi ne è a digiuno, che il rebus è un gioco che unisce una parte letterale, le lettere, l'alfabeto, a una parte figurata. Bisogna trasformare la parte figurata nell'equivalente letterale e ricavare la frase, andando sempre da sinistra verso destra. Ah, qui, da sinistra qui, verso... Sì, perché sennò non sai dove cominciare, esatto, non hai un punto d'appoggio. Quindi qui cominciamo da sinistra e abbiamo Gio. Che cos'è Gio? Gio è la parte scritta. Certo. E l'altra è illustrata, è la coda, no? È la coda della puzzola. Gio, coda. Poi abbiamo il cerbiatto, che è Bambi, lo sanno tutti, Bambini. Gio, coda, Bambini, se vado in cesura e taglio secondo il diagramma in alto 5, 2, 7, ottengo gioco da bambini. Ecco. Questo è un rebus elementare. Poi a fianco alla scritta rebus c'è Leone da Cagli, che è il tuo... È lo pseudonimo. Le nom de plume. Quindi quando nella settimana enigmistica vedete Leone da Cagli è costui che sta seduto sui divani di dopo. Anche se adesso da anni mettono L Pantaleone. Ah, ho capito. Io mi firmo sempre Leone da Cagli. È il tuo pseudonimo storico. Torniamo a rituffia, fatta la parentesi con Rebus, torniamo alla crittografia sinonimica. Lo mezzo stesso, questo è l'esposto. Minuto di raccoglimento. Mezzo minuto. Anche qui c'è un significato nascosto. Sì, c'è un inganno. C'è un inganno. Che induce a pensare, ci induce a immaginare una squadra di calcio, per sì, esempio, che sta lì tutti i giocatori sull'attenti. Momento. In ricordo di qualcuno, un dirigente, esatto, un giocatore. Che... E invece vediamo la amara scoperta. Ecco, è un cucchiaio. È un volgare cucchiaino. Cucchiaino. Con cui facciamo tutti i giorni. Perché? Perché minuto, piccolo, minuto vuol dire minuto, piccolo, sì. Mezzo, perché il cucchiaino è un mezzo. È un mezzo, cioè serve uno strumento. Uno strumento, bravo. Piccolo, di raccoglimento, perché serve a raccogliere lo zucchero,
quello, quello che di è. Solito lo zucchero. Quindi mezzo minuto di raccoglimento e il cucchiaino. E il cucchiaino. Va bene, quindi adesso la mattina quando voi prendete no, la tazzina di caffè sì. e girate il cucchiaino, state facendo mezzo minuto di raccoglimento, è giusto? Bravo, okay, bravissimo. Beh, sto imparando anch'io qualcosa. Ma molto. Va bene. Per esempio, quando andavo nelle scuole, o vado nelle scuole, qualche volta mi capitava di arrivare e dire Biancaneve sta per morire. Così, arrivavo, questa era l'incipit, cioè era l'introduzione, tutti rimanevano, magari pensando, ma mi sa che questo insegnante beve vino fin dal mattino. Ma dovevo, quindi avevo l'obbligo di spiegarmi. Certo. E allora subito mi davo da fare per spiegare. Se no, allora, lasciavi perché, nel panico. Ecco, tutti perché Biancaneve sta per morire? Con chi è sempre accoppiata Biancaneve? Con i sette nani. Ecco qua. No? È giusto. E quindi i nani sono sette. E quanti sono i nani? Appunto sette. Non sono 1300, 200, 1, 2. Sono sempre sette. Sette, fortissimamente sette. Quindi sono contati. Quindi Biancaneve ha i minuti contati. Ecco che quindi sta per morire. E quindi è bello sì, vedere anche, dopo spieghiamo il perché di questa foto che è molto bella, al di là del film che lo rappresenta, che insomma elasticità mentale, conoscenza, storia, si intrecciano tutte insieme, fiabe, onirico, cioè è il bello perché questo. Sogno, realtà, bravissimo, è verissimo. E tra l'altro quello di Biancaneve ricalca un po' un gioco preso, usato da Benigni nel suo La vita è bella, che Benigni è un cultore, è un cultore dei giochi enigmi e anche del rebus, come Umberto Eco, poi dopo direi. Dopo scopriremo il perché di questa citazione di Leone, che insomma, è stato insomma, duramente messo alla prova da loro due. Da due giudici esatto. di alto rango. Loro stanno interpretando una scena di un film che qualcuno di noi ha visto. È una scena del film I Tartassati. Esatto. Perché Totò era un commerciante, l'altro era un agente della finanza che aveva scoperto che Totò non era proprio... E quindi lui cerca di fare amicizia a Totò per tenerlo rabbonissimo. E vabbè, questa è la scena. Qui il titolo di questa scena potrebbe essere Un Totò in Sidecar, esatto, come può ben vedersi. Sì. Il curioso sta nel fatto che Un Totò in Sidecar, o meglio, vocali e consonanti della frase Un Totò in Sidecar, si riposizionano in Antonio De Curtis, che è il vero nome di Totò. Quindi tu con questa foto hai rappresentato il nome di con un gioco che prende il nome di anagramma. Questo è l'anagramma. Questo è l'anagramma. Il riposizionare lettere, vocali e consonanti di una frase, di una parola o frase per formarne di nuove. E quindi insomma da lì qui prende il nome. Anche qui abbiamo altri esempi di rebus. Adesso giochiamo un po' con queste cose. Voi intanto che noi parliamo provate a risolverlo. Aguzzate l'ingegno. Aguzzate l'ingegno, tanto per fare una citazione. Ecco, per non usare una frase abusata. E vediamo... Ecco, sempre sinistra-destra. Ecco, perché l'occhio sempre d'accordo. Perché come vedi, l'occhio andrebbe istintivamente in NT. Esatto. Perché va lì al centro, no? Esatto. Però il rebus, la regola, ci rimette sul binario giusto e ci dice no, si comincia da sinistra a destra, indipendentemente alto-basso, non c'entra niente. P-U sono rose, P-U rose, N-T è il mento. Esatto. Noi andiamo adesso al diagramma, che sopra. Quella frase 4-10, che serve per il solutore, cioè dà al solutore un compito un po' più, meno arduo, e gli dice che quella frase è di due parole, la prima di quattro, la seconda di 10 lettere. Allora ritorniamo, pu rose, devo prendere quattro lettere, puro, ma avanza un se, che metto con ti, senti, e poi mento, sentimento che è di 10. Ah, ecco. Puro sentimento. Puro sentimento. Qui devo dire che quello che vale molto è il disegno. È il disegno. Fatto da una grandissima artista vivente, sì. che io ho la fortuna di conoscere. Che si chiama Maria Ghezzi ed è la più brava disegnatrice che abbia mai avuto. Amore. La settimana enigmistica. Chi ti ha, adesso io lo faccio vedere a favore di camera, ecco, il libro che tu hai scritto, nel insomma, 2006. 2006,
reca appunto in copertina un suo disegno. Un disegno fatto appositamente. Appositamente per te, che anche questo è insomma un... un rebus un po'. Io l'ho guardato per una decina di minuti e vi assicuro che dopo, quando me l'ha detto ci sono arrivato, però prima insomma era... E qui insomma... Vabbè. Va bene, questo per... Sì, insomma, sì. Per al libro no? È legato quel DVD che è gli stessi. Sono... il numero di rebus del libro sono ricordati. Allora, veniamo ai due personaggi che hai citato prima, sì, Umberto Eco e Benigni. Due cultori della settimana linguistica e del rebus. E del rebus, tutti e due. Che ti hanno visto, insomma, tra di loro contendersi la soluzione, sì, di questo rebus, che è un rebus che ti ha dato anche, sì, soddisfazione. È quello, insomma, antologico. È entrato nello Zanichelli, nel libro spagnolo, nella rubrica di Bartezzaghi di maggio anche scorso e in un libro precedente. È il rebus, insomma, super premiato, lo dice Bartezzaghi. Io. Ecco, che se no, lo dice io, Bartezzaghi, no, se lo che dico, io sono più ridicolo. Penso di non averne finito uno io di rebus di Bartezzaghi, cioè li ho tutti con le caselline vuote ancora. Erano a Gradara, dove c'era una saletta in cui erano esposti i più bei rebus mai composti, c'era anche questo. E tutti e due hanno cercato di risolverlo. Tutti mi chiedono quale dei due l'ha risolto, se l'ha risolto uno, se nessuno, se tutti e due. Non lo so. Non lo sai. Non me l'ha mai detto nessuno. Hanno mantenuto... Sopravviviamo, il mistero continua. Però insomma, davanti al tuo rebus si sono dati battaglia. Questo rebus, mi hanno riferito anche qui la giuria, lo ha votato all'unanimità, cosa che non è mai successa vari concorsi. Questa è unanimità. E si risolve così. L'ha disegnato sempre Maria Ghizzi. Vedete, qui si vede bene, cioè, dove siamo. Siamo, sì, in un circo romano. E abbiamo un gladiatore di fronte a una belva che sta divorando chi non riesce a domarla. S, sempre sinistra e destra, è di fronte a un'alternativa tragica, drammatica. Mm. O S, o doma e G, lo doma quel leone, ne dubito, o morrà. Ah, perché ecco, cioè, se no, una terzi un non datur, ecco, o una o l'altra, quindi Sodoma e Gomorra. Se io dico S, o doma e G, o morrà, Sodoma e Gomorra. E G, Gomorra. E questo, io quando l'ho fatto non credevo che fosse... che avesse tutto sto successo. Invece è stato giudicato geniale nella sua... Sì, sì, ma... Sono contento, son contento. Merito, sì, onore e sì, merito, come si dice. Questo invece è un rebus che ha per tema Pinocchio. Questo è Pinocchio, come si sa, nel campo dei miracoli, che va a mettere le monete nella buca. Poi arriveranno i due furbastri tante volte. Sinistra e destra. Sempre. Vedi, se tu noti, S e R sono leggermente separati. Esatto. Quello è perché bisogna unirle con la congiunzione E. È un modo per evitare di esporre una lettera, perché non è che su tutte le figure ci si possono mettere il numero di lettere che vogliamo, il massimo è 3. Avremmo potuto mettere S e R, perché siamo a 3. Esatto. Però avremmo avuto 3 lettere di qua uso, 3 lettere di qua as. Allora si è preferito ridurre. Quindi quando c'è lo spazio tra due, sì, ci vuole la E in mezzo. È un modo per evitare di esporla e si... Sfrutta la abbiamo imparato un altro, sì, un altro tecnicismo. Siamo qui per questo. S e R, virgola, monete di oso, cioè di Pinocchio, sono le monete di Pinocchio. Per cui il diagramma 7-7, due parole, di 7 lettere la prima, di 7 la seconda, sermone tedioso. C'è una predica noiosa, insomma. Ecco. Sermone tedioso, se vado a tagliarlo, a cesurarlo, secondo 7, il diagramma, 7. Sermone tedioso. Tedioso, quindi si passa da Pinocchio a un sermone. Allora, abbiamo scoperto insomma qualche trucchetto grazie a uno insomma dei massimi esperti enigmisti che abbiamo nella nostra zona. La rivista che compare nella DIAP in questo momento è quella sulla quale lui ha speso 40 anni della sua passione. E giunge anche a Duopo il fatto che questa trasmissione, questa puntata di Dopo Cena, è quasi a ridosso, possiamo dirlo, del compleanno. Del 83esimo, se non 83 sbaglio, anni. Se non sbaglio i calcoli, della settimana enigmistica, perché il primo numero risale al 23 gennaio del 1900.
32. Quindi sono 80 anni di rebus e di enigmistica, che gli italiani si portano 80, con sì, loro. 80 anni. Se la portavano, mi raccontavi che hai testimonianze che se la portavano anche in guerra i militari della Seconda in Guerra Mondiale. In guerra sia in Russia, sia in Africa e sia i civili nei rifugi antibombardamento. Esatto, è nata in un momento sicuramente molto particolare della nostra storia, è servita forse a rendere meno gravoso il peso in quegli anni, sia per chi era sul fronte e per chi era a casa. E noi ce la ritroviamo come eredità, e molti di noi, e tanti di noi, chi con passione e chi invece così per diletto, si dedicano a questa pratica, l'enigmistica, nella quale tu sei maestro. Allora, per anzianità, se non altro. Per anzianità, va bene. Allora, abbiamo scoperto i segreti e i misteri di alcune frasi nascoste nelle pagine del settimanale, e quindi grazie a Leone abbiamo scoperto e abbiamo saputo qualcosa in più di questo bellissimo hobby, di questo bellissimo modo di tenere allenata la nostra mente, l'enigmistica. Bene, noi siamo alla fine, ringraziamo Leone Pantaleoni per la sua, come sempre, esaustiva... Io ringrazio voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Leone per la sua simpatica esposizione. Alle prossime puntate, mi raccomando, cimentatevi con l'enigmistica, perché così il vostro cervello rimane allenato. Ciao a tutti!